Ciao Zozzi. Che si dice? Come butta? A così. Oggi siamo tutti qui riuniti per aprire una scatola. Non è incredibile? Forse ora vi state chiedendo cosa sto facendo della mia vita se vedo un tipo che apre una scatola. E in parte avete ragione, ma forse è meglio prima vedere e poi alla fine realizzare se si è sprecato del proprio tempo prezioso. Ciao carissimi, benvenuti allo show che non stufa mai, alla serie che diverte nonostante il mio tono sia sempre costante e non esilarante, con il vostro presentatore di fiducia, Electric. Oggi apriremo un'altra scatola. Che è questa qui? Abbiamo qui con noi un altro loot anime. Che cos'è loot anime? Per i nuovi arrivati, loot anime è una scatola magica delle sorprese, a volte belle, a volte letteralmente di merda. Dipende dalla fortuna e dall'impegno che quelli di Loot Crate hanno messo in questa scatola. Siamo rimasti spesso delusi, spesso piacevolmente sorpresi, e mi chiedo se questa sarà una di quelle positive. Beh, spero per il video e per me di sì. Non so quale sia il tema di questo mese, come sempre tra l'altro, perché non lo so mai, preferisco la super sorpresa del tipo non so proprio cosa ci sarà questo mese, ed è così che continuerò. Direi che possiamo propinquarci all'apertura della scatola. Non so voi se sapete come si apre una scatola. Io sono un novellino per quanto riguarda aperture di scatole. Piano piano faccio sempre più esperienza. Sta tutto nella tecnica di apertura, ovvero risparmiare le proprie unghie un po' di fatica e prendere le forbici del potere che ho qui. Incredibile, direte voi, come ho fatto a non pensarci prima? Ogni volta che mi arriva un pacco da Amazon lo apro con i denti o stringendo le chiappe forte forte e tirando via l'adesivo. E se ci riesci, beh caro amico, sei un grande, sappilo. Vorrei proprio vedertelo fare. Quando non ci riesci nemmeno con le forbici, vuol dire che sei un impedito come me. Money shot! Ok, scavicchio ma non apro, o apro e scavicchio? Vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Già vedo una maglietta. Avranno beccato la mia taglia questa volta, mi chiedo. Perché di 3-4 magliette che ho ricevuto, almeno due erano della taglia sbagliata finora. Per fortuna non le più belle, ma speriamo che questa sia giusta. Iniziamo proprio dalla maglietta, che tiro fuori da sopra così per non vedere cos'altro c'è lì dentro. E questa maglietta non è niente poco di meno che di... non ne ho la più pallida idea. Ah, è Dead Man Wonderland. Come ho fatto a non riconoscerlo? Guardate, non è brutta, eh? È carina. È un po' troppo rossastra. Tutto sulle tonalità di rosso, ma non mi dispiace. Ma che cos'è, una XL? No, è solo una L, eppure sembra gigante. Cosa? Cosa? Dovrei indossarla ora. Ma non ci pensare. Questa è una maglietta presa in un altro Loot Crate, che è uscita in un altro Loot Crate. Loot anime, veramente. E adesso vi insegno una tecnica di indossamento che solo il vostro caro Peo può portare a termine. Vi faccio vedere, è una tecnica magica. Voi prendete la maglietta così e la dovete schiantare addosso al vostro corpo e quella magicamente si indosserà, guardate. E là! Voilà! Lo so, non è facile riuscire alla prima botta. Solo Peo può, io può. Andiamo avanti con la prossima sorpresina, che è un anime, Black Clover. Ripeto, Black Clover, The Boy's Vow. Asta is a young boy who dreams... oh, ok, in inglese, scusate. Asta è un giovane ragazzo che sogna di diventare il più grande mago de sto ceppo, bla bla bla, non ci interessa, ma è lo solito shonen di voglio essere il migliore de sto ceppo. Sarà carino? Sarà interessante? Non lo so, posso leggerlo e poi dirvelo. Oppure, siccome di solito la mia pigrizia ha sempre la meglio su di me, posso aspettare che qualcuno mi lasci un commento del tipo: ehi, Black Clover è davvero un gran manga barra anime, ti consiglio di guardarlo. E io sceglierò di ignorare tale commento. I disegni sono semplici e sembrano avere avuto qualche influenza, secondo me, da One Piece. Non vorrei dire stupidaggini, ma è quello che vede il mio occhio da disegnatore. Hai capito? Black Clover, andiamo al prossimo. What the fuck? Holy shit, oh my goodness. Ok, non devo mai mostrare troppa felicità in questa tipologia di video. Devo essere più obiettivo e non umano. Una fucking action figure di Sasuke, signori. Una fucking action figure. Una stra fucking figure. Una fucking figure. Vediamola un po' più da vicino. Ah, c'è scotch ovunque, ovviamente. Ah, cazzozza. Una fucking action figure.
C'ho una fucking action figure super impacchettata. Sa, 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 sa. Una fucking action figure! Mamma mia, che brutta faccia che ha. Adesso mi tocca pure montarla, porca zozza. C'ha un triangolone del potere dove attaccarlo. Eccolo qua. Una stra fucking action figure di Sasuke. La potete vedere abbastanza bene. Come stai, piccolo Sasuke? Tu lo pia al culo? Lo so, sei un po' gay. Ti metto qui insieme agli amiibo, va? Eccolo lì. Quindi action figure di Sasuke Uchiha, che non so voi, ma si pronuncia Sasuke Uchiha. E infine, non proprio infinissima, abbiamo... Wow, dei calzetti! Woo! Dei bei calzettini di Death Note! Porca zozza, questi mi piacciono. Io amo i calzetti in generale, devo dire. Quindi, questo loot anime è un po' meglio degli scorsi, sicuramente. Ci sorprende con dei bei calzettoni di Death Note. Potete vedere Ryuke, che si pronuncia con la E finale. Ryuke! A Ryuke! Que vai facenne! A Ryuke! Ti piace Ryuke? Guarda come te stiro, Ryuke! Uè, so Ryuko! Que vai facenne, Ryuke? Che fai? Vai io per le yeppe e coglie la yele yanna. Così è come parlano molti della mia zona. E forse è proprio per questo che li amo. Dei simpaticissimi calzetti di Death Note, quindi. Eccoli lì. E infine, come se non avessimo già abbastanza, abbiamo un Phone Charm, che sembra abbia una forma tipo plettro. Sarebbe stato molto più utile se mi mandassero un plettro, visto che me li perdo sempre, piuttosto che un altro ennesimo Phone Charm che andiamo ad aggiungere alla collezione già esagerata di Phone Charm appesi alla tavoletta grafica. Mi avvicino per farvelo vedere. È tipo di legno, eccolo qui, e dietro c'è scritto Loot Anime 23esimo. Vuol dire che sono la 23esima probabilmente edizione di Loot Anime, io suppongo almeno. O forse l'hanno messo semplicemente a caso lì. Da quella telecamera non si vede, ma qui ne ho a bizzeffe di Phone Charm appesi. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono 6. Perché noi siamo a 6 loot anime. Ok, non 23. Se avessi comprato 23 loot anime ero in bancarotta. Probabilmente. Come al solito, per finire ci mandano un bel posterino di quelli che non mi cago mai e che non appenderò mai. Il tema del mese è Survive. Sopravvivi. Allora mi chiedo, Sasuke Uchiha che cacchio c'entra con Sopravvivi? E questo è il poster, che ha dei bei colori, non mi dispiace. Questo è uno di quelli che potrei anche appendere se mi prendesse un po' la vena folle. Una vena isterica che mi costringerebbe a usare delle mie energie per attaccare questo poster. Sento già la pigrizia che mi pervade e dice no. Il massimo che posso fare è piegarti e metterti insieme al resto dei poster. Tanti poster, loot, anime. Ultimo ma non meno importante, come sempre il design della scatola è diverso ogni volta al suo interno. Oh, what the fuck? Per chi non li conoscesse, questo ad esempio era quello di Attack on Titan. Vedete che c'è una casetta? È una casetta, sì. Così ci puoi giocare come i bambini, ovvero come me. Questo sembra un kit di emergenza, ok? Emergenza come quando vedono la tua faccia brutta e scappano. E tiri fuori questo. E li picchi con questo. Penso che servano a questo i kit di emergenza. Ciao. Beh, penso che per questo episodio di Apriamo Loot Anime in modo simpatico, presentato dal vostro caro Peo di quartiere, sia finito qui. Se vi è piaciuto questo assai intelligente video, potete mostrare il vostro amore schiacciando il pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Di solito consigliano di farlo se non volete che vi capiti qualcosa di brutto. Così come consigliano ai nuovi di iscriversi se non vogliono essere colpiti da una maledizione che comprometterà completamente la vostra vita. Senz'altro non guasta almeno ricordare che avete appena visto Electric. Me la devo smettere con queste stupidaggini. Ogni volta che apro un maledetto loot anime qui faccio un macello assurdo. Sono riuscito a rompere una sedia, non so come. Beh, penso che ci vedremo la prossima volta quando mi penetrerò con una gamba di questa sedia. Faremo quindi un video scientifico che andrà a esplorare la sessualità, non mia ma della sedia, per capire a lei cosa piace. Incredibile, vero?